Sì, io non mi dilungo più di tanto, dico soltanto grazie, grazie a tutti voi studenti e al professor Marcello Bianchi, al dirigente scolastico, per aver accettato questa iniziativa insieme con l'Ordine degli Avvocati e con l'assessore alla cultura del Comune di Cassino, con Simona Di Mambro della cooperativa I Naviganti e all'Osservatorio per la legalità e la sicurezza della Regione Lazio. Io dico soltanto un benvenuto ai nostri ospiti. All'amico Paolo Borrometi e al capitano Giuseppe Scolaro della Compagnia dei Carabinieri di Cassino, che ci aiuteranno a raccontare e comprendere il loro impegno come sentinelle della legalità nel proprio ambito di competenza istituzionale a livello operativo e professionale. Dico solo ai ragazzi che il libro presentato che avete letto, che la professoressa Calabrese ha menzionato nell'incipit, un morto ogni tanto, appunto dell'amico Paolo Borrometi, è stato presentato anche a Palermo, non solo a Palermo, in tutta Italia, e a Palermo io ho partecipato a una presentazione in cui c'erano anche Figarra e Picone, per dirvi che il nostro ospite, Paolo Borrometi, giornalista minacciato dalla mafia, è una persona che a livello nazionale rappresenta tanto quanto poi ci racconterà, e siate orgogliosi di averlo ospite oggi all'interno della vostra scuola. Grazie. Presidente, la parola a Sì, lei. allora, la parola io per un saluto. Intanto io voglio sinceramente ringraziare l'amico Marino Fardelli per la splendida iniziativa, questo festival come l'ho definito io, una vera maratona della legalità. Quindi ringrazio Marino, ringrazio tutta l'Associazione Cassino Città per la Pace e lo ringrazio soprattutto per aver coinvolto le scuole, perché la legalità non può che partire anche dall'ambito scolastico, anzi prima ancora dalla famiglia, con la condivisione e l'accettazione delle più banali regole di convivenza. Se non si sviluppa questo senso del rispetto delle regole, non potremo avere poi cittadini che rispettano la legge. Per cui io lo ringrazio tantissimo per aver coinvolto le scuole e in particolar modo il mio istituto. Ringrazio naturalmente gli ospiti collegati, il capitano Scolari. Spero che prima o poi avremo modo di conoscerci di persona. Non vedo ancora l'avvocato Gianni Chedda, ma lo saluto. E naturalmente il dottor Borrometi, che è un autore di inchieste giornalistiche importantissime, e a cui io, prima poi di cedere nuovamente la parola alla professoressa Calabrese, vorrei rivolgere una domanda. Come mai alle associazioni mafiose dà così fastidio il giornalismo d'inchiesta? Forse più ancora delle inchieste giudiziarie. Sarà perché contano magari sulla indifferenza, per non dire anche connivenza, della diciamo, popolazione dei territori su cui queste associazioni insistono? La lascio come domanda sospesa e poi magari le chiedo una risposta nel corso di questo incontro. Va bene, allora io do la parola alla professoressa Calabrese, che è una splendida cerimoniera di questo incontro. Grazie. Allora, dottor Borrometi, mi sente? Io la sento, ho sentito bene il dirigente e diciamo, sento a tratti lei e mi torna l'audio, quindi le chiedo di spegnere per favore se possibile il microfono quando mi dà la parola. Anche in terzo B non mi sento. Adesso, dottor Scolaro, lei mi sente? Gli ospiti? Marino, gli altri mi sentono? Sì, io la sento. Sì, Sì, va bene. procedi, Procedi, va okay. bene. Adesso mi Adesso la sentite? sento io.
Ok, mi senti adesso, dottor Boromedi? Allora, sì, adesso... intanto, perfetto. Avanti, devi far entrare Gianluca Benjamin. Ok, sta entrando anche... Sì, sta entrando anche il... Perché quando ho colto il video l'abbiamo sentito molto meglio, almeno io. Senza video, ok. Ok. Allora, tolgo il video in modo tale che mi possiate sentire meglio. La sento benissimo. Ok, perfetto, perfetto. Allora, dottor Gianni Chedda, presidente, avvocato, mi sente? Buongiorno, chiedo scusa ma sono nel corso di un'udienza, quindi ho fatto un po' tardi. Porterò infatti i saluti e poi mi allontano e poi rientro dopo. Va benissimo. E allora vuole salutare i ragazzi, vuole introdurre lei? Sì. Sì, sì, allora se è possibile eccomi qua. Innanzitutto grazie della partecipazione all'associazione Cassino Città della Pace con il dottor Marino Fardelli qualche settimana fa ci propose l'organizzazione di questa serie di incontri. Abbiamo accettato di buon grado l'invito del presidente Fardelli perché come Ordine degli Avvocati di Cassino partecipiamo sempre ad iniziative che abbiano innanzitutto un contenuto educativo nei confronti dei ragazzi, ma allo stesso tempo anche formativo per l'avvocatura stessa. Il contesto in cui si sta svolgendo questa serie di lavori è certamente formativa non solo per voi ragazzi, ma anche per gli avvocati stessi. Faccio riferimento ad esempio all'incontro che abbiamo avuto con il dottor Falcone ieri mattina, che è stato particolarmente interessante, così come anche sia diciamo la lectio magistralis sul ruolo della donna di ieri pomeriggio e gli incontri serali. L'invito che faccio, oltre che ringraziare la professoressa Calabrese per la gentilezza e la disponibilità a mediare questo incontro dinanzi a voi, l'invito che faccio ai ragazzi, che sto facendo anche con gli altri istituti coinvolti, è quello di studiare e di dotarsi di strumenti che favoriranno poi in futuro il pieno esercizio della libertà. Perché dico questo? Perché la mafia non ha diciamo la forza principale nella violenza, ha la forza principale nella debolezza delle istituzioni da un punto di vista sociale, ma soprattutto nella debolezza dell'individuo a strutturarsi in maniera da poter essere libero. Le persone che hanno cultura, le persone che investono su se stessi hanno una scelta e quindi possono dire no ad un sistema che altrimenti potrebbe paradossalmente essere l'unica soluzione. Nel degrado sociale può succedere che ci sia diciamo l'abbia vinta chi dà facili guadagni, chi dà facili soluzioni. Se i ragazzi hanno la forza innanzitutto di investire su se stessi e di essere ambiziosi, possono non solo essere utili a se stessi ma ad apportare un contributo concreto alla società. Il principio morale è fondamentale, ma non basta dire no alla mafia, è necessario anche strutturarsi ed avere gli strumenti per potersi organizzare. Questi eventi servono anche per la conoscenza. Tantissimi escono dagli istituti superiori, non conoscono Peppino Impastato, non conoscono Falcone e Borsellino, perché sono diciamo l'apice di una battaglia che fa lo Stato e le istituzioni, ma è opportuno conoscere a fondo i problemi, perché soltanto la conoscenza ci consente di prendere posizione in maniera precisa. Soprattutto oggi, in un contesto in cui le mafie vivono una situazione di grigio, vivono una situazione di connivenza con l'attività sociale, è più difficile riconoscere il fenomeno rispetto al passato. Io adesso, dopo questo breve saluto, vi lascio qualche minuto perché ho un'attività d'udienza qui in tribunale, dopodiché rientro e parteciperò con molto piacere anche ai lavori di questa mattina. Grazie per l'attenzione a tutti quanti. Va benissimo, grazie. Allora, io a questo punto mi sentite? Tolgo la webcam allora, così. Mi sentite tutti? Forse. Ok.
Allora, vai Maria Luisa. Allora, mi riallaccio un attimino al discorso del presidente Gianni Chedda dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, proprio per dire questo, che noi non ci limitiamo a commemorare soltanto il giorno della strage di Capaci o il giorno dedicato al ricordo delle mafie, ma è un lavoro che diciamo quotidianamente, che noi abbiamo cominciato, ecco, all'inizio dell'anno scolastico, presentando proprio un progetto che riguardasse l'educazione alla legalità, perché come dicevo prima, per noi l'educazione alla legalità è un, cerchiamo di trasmettere valori attraverso sia il buon esempio, ma soprattutto lo studio, l'impegno, cercare di interiorizzare veramente quei valori che altrimenti rimangono un po' così evanescenti. Intanto, ecco, voglio salutare nuovamente, se prima non mi ha sentito, il dottor Borometti e tutti gli ospiti, anche il dottor Scolaro, il comandante. Siamo veramente onorati di avervi qui questa mattina. E questo incontro è il coronamento di un percorso che, come dicevo prima, ha avuto inizio a settembre. Quest'anno ci siamo concentrati ad inizio anno scolastico sull'opera di Leonardo Sciascia. Ieri è stato ricordato anche nella diretta Facebook come il primo che ha denunciato la mafia. E i ragazzi, leggendo, studiando il testo del il giorno della civetta, attraverso l'evoluzione della storia dei personaggi, attraverso la caratterizzazione psicologica dei personaggi, hanno avuto modo veramente di comprendere l'atteggiamento mafioso, la sicilianità nel senso proprio di mafia, e hanno potuto contrapporre due mondi: il mondo della mafia, che come dice Sciascia è fatto di facce smemorate, e laddove c'è assenza di diritto, e il mondo mi ha perso di nuovo. Ok, abbiamo tolto abbiamo tolto la webcam, va bene. E e quello, dicevo, dell'antimafia, quindi il mondo della mafia, che come appunto i ragazzi hanno compreso, che attecchisce laddove c'è assenza di diritto, di opinione, e invece il mondo dell'antimafia. Abbiamo portato avanti proprio durante l'anno due schede, man mano che studiavano, man mano che siamo partiti dalla mafia dei primordi fino ad arrivare ai giorni nostri, hanno inserito nelle loro tabelle i vari dati, quindi due tabelle che sono state contrapposte l'uno all'altra, e si sono resi conto attraverso questa contrapposizione che c'è una netta, appunto, separazione tra il codice mafioso e invece la legge dello Stato, di cui nel giorno della civetta si fa garante Bellodi, il protagonista. E poi abbiamo continuato con la lettura di altri testi, e ultimo il libro di Paolo Borrometti. Ecco, mi attivo un attimo la webcam per farlo vedere a tutti. Sono collegati tutti i ragazzi della scuola e anche altre scuole, quindi lo faccio vedere. Questo è il libro di Paolo Borrometti, Un morto ogni tanto. E ecco, dicevo che hanno rivisto in Borrometti la figura di Bellodi, protagonista del giorno della civetta, cioè colui che si fa garante della legge dello Stato. Iniziamo però, dottor Borrometti, con una frase, la frase registrata nelle intercettazioni. I boss del Ragusano avevano decretato la sua morte con "ogni tanto un morto serve per dare una calmata a tutti". È questa frase che poi è diventata il titolo del suo libro, che raccoglie una serie di inchieste
a iniziare dal loro rosso. Ecco, spieghiamo ai ragazzi che ci sentono e che non hanno letto il libro che cos'è l'oro rosso. L'oro rosso non è nient'altro che il pomodoro Pachino che viene prodotto a Vittoria e a Pachino. Vittoria è il secondo mercato ortofrutticolo d'Italia per grandezza, che dà tanta ricchezza, oro rosso, perché appunto produce ricchezza, ma non per i produttori, ma per la filiera mafiosa che gestisce il mercato portando il pomodorino sulle tavole dei consumatori. Ecco, questa inchiesta, dottor Borrometi, le procurò l'agguato del 16 aprile del 2014, quando due malavitosi l'aspettarono laddove lei si recava quotidianamente a dare da mangiare al suo cane. L'hanno lasciato lì mezzo morto con una spalla rotta di cui ancora porta i segni. E allora, dottor Borrometi, che momento è stato questo della sua vita e cosa l'ha tenuta sulla rotta della denuncia e dell'inchiesta? Spero che mi sia sentita. Intanto grazie, buongiorno e grazie dell'invito. Vorrei innanzitutto ringraziare Marino Fardelli che mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi con voi. Ringrazio lei, professoressa, per la bellissima introduzione che ha fatto. La ringrazio veramente di cuore anche per le belle parole e per il confronto con uno dei personaggi che più amo, di Sciascia, che chiaramente è lontanissimo da me. Lui sì, era uno straordinario capitano dei Carabinieri che incarnava il senso assoluto della legalità ed è un esempio nato dalla meravigliosa penna di un mio grande conterraneo, cioè appunto Leonardo Sciascia. Mi fa anche piacere che lei abbia ricordato Il giorno della civetta, perché per me è uno dei più bei libri, se non il più bel libro mai letto, e anche e soprattutto perché purtroppo Leonardo Sciascia viene sempre ricordato per il titolo di un articolo che non rispecchiava poi nei fatti, nei fatti smentito, e che non riguarda la produzione straordinaria di Leonardo Sciascia. Quindi la ringrazio, mi ha dato l'opportunità di ritornare indietro qualche anno della mia vita. E ringrazio anche il dirigente, risponderò poi, tenterò di rispondere alla sua domanda. Ma intanto vengo alla sua di domanda, professoressa. E veda, io fra i banchi di scuola, più o meno l'età dei ragazzi, ho iniziato a sognare di fare il giornalista. Quando conobbi la storia di uno dei 9 giornalisti uccisi dalle mafie nel nostro paese, l'avrete letto per chi ha letto il libro, Giovanni Spampinato, uno dei giornalisti che è stato ucciso ed è stato ucciso proprio nella mia provincia di Ivanesi. Ho un ritorno della mia voce. Forse c'è, ecco. E quindi appunto in quell'occasione iniziai a sognare di fare il giornalista. Vedete, non bisogna mai drammatizzare ciò che mi è accaduto. Io non sono le minacce, le aggressioni o i progetti di attentati scoperti che appunto ho subito, ma sono le inchieste e gli articoli che ho continuato a realizzare, perché se no sbagliamo e facciamo il gioco delle mafie che vorrebbero farci vedere il dito e non la luna, per usare un'altra metafora importante. Io ho continuato a scrivere ciò che tanti altri purtroppo non scrivevano, e ho
continuato a scrivere nonostante la paura, la drammatica paura, la drammatica condizione di una vita sotto scorta. E ho continuato a scrivere perché innanzitutto penso che sapere che la frutta e verdura che arriva sulle tavole di ognuno di noi nasca da certi ambienti, abbia certe collusioni, penso sia interesse di ognuno di noi. Quindi non ho fatto nulla di eroico, non ho fatto nulla di coraggioso, l'ho fatto anzi con enorme paura, quella paura che ho ogni giorno, ma ribadisco, non è la paura che deve emergere, è invece la voglia di continuare a fare semplicemente il proprio dovere. Vedete, per troppo tempo in questo paese si è pensato, si è cercato l'eroe. Ecco, io penso che nessuno di noi debba diventare un eroe, ma ognuno di noi debba essere semplicemente un cittadino. Un cittadino che, facendo il proprio dovere, voi in maniera straordinaria, lo diceva Gesualdo Bufalino, avete un compito straordinario, che è quello di insegnare. I giornalisti hanno quello di spiegare. L'articolo 21 della Costituzione è l'articolo più bello per me, ma è l'articolo che riguarda non solo e non tanto i giornalisti, quanto tutti i cittadini, perché un cittadino che non sa è un cittadino che non avrà gli strumenti e la capacità di scegliere da che parte stare. Ecco, nella mia Sicilia per troppo tempo si è detto: ah, ma io non lo sapevo. Ecco perché ho iniziato a scrivere ed ecco perché ho scritto questo libro, che nasce dalla mia più grande paura, probabilmente quella di quella eclatante azione omicidiaria, come la definisce il GIP del Tribunale di Catania, in cui nasceva appunto quel progetto di morte nei confronti miei e nei confronti della mia scorta. Io avevo il dovere di scrivere tutto ciò che sapevo. E qui arrivo alla risposta, anche la riconnetto alla risposta, alla garbatissima e intelligente domanda del dirigente che mi ha posto ab inizio. Vedete, la mafia ha più paura dell'informazione, per tante ragioni. Innanzitutto perché il lavoro dei magistrati, degli inquirenti, teso a giocare, fra virgolette, se mi permettete una metafora, a guardie e ladri, dai mafiosi è messa in preventivo, cioè per loro finire in galera è una sorta di università. Loro lo mettono assolutamente in preventivo. Ciò che non mettono in preventivo è, da un lato, perdere quel consenso sociale e quindi essere additati dai giornalisti nelle inchieste giornalistiche come non un esempio positivo, ma tutt'altro un esempio negativo. Dall'altro lato, non vogliono perdere i soldi. Ecco perché la loro azione di terrorismo nei confronti dello Stato inizia quando vengono approvate le normative più cogenti nei confronti dei mafiosi e viene adoperata nei confronti dei giornalisti. Ribadisco, 9 giornalisti in Italia, 8 in Sicilia e 1 in Campania, Giancarlo Siani, che vengono uccisi, strappati alla vita. Questo perché la mafia vuole il silenzio, vuole il buio, le tenebre, non vuole assolutamente che si puntino i fari sui loro affari, scusate il gioco di parole. Ecco quindi perché l'informazione è particolarmente bersagliata dalle mafie, ecco perché l'informazione di converso è fondamentale per raccontare, per scavare. Guardate, e concludo la risposta alla vostra domanda, ieri sera sulla 7 è andato, forse qualcuno l'avrà visto, in scena uno dei più pericolosi eventi di depistaggio della storia della nostra Repubblica. Dopo Scarantino, il falso pentito su Via D'Amelio, si è tentato di accreditare un nuovo collaboratore di giustizia che è reputato assolutamente come
non credibile da pressoché tutte le procure d'Italia. Ecco perché è importante l'informazione, ed è importante in positivo e in negativo. In positivo quando si tentano di spiegare le cose, in negativo quando si tenta, magari anche solo per una scarsa conoscenza, di accreditare tesi che altro non fanno che continuare a far guardare il dito e non la luna. Le mafie hanno come unico obiettivo, da un lato, il consenso sociale e soprattutto l'arricchimento personale. Ecco quindi che questi due filoni che Giovanni Falcone definiva con "segui i soldi", con una espressione inglese, "follow the money", e il succo delle mafie, lo era all'epoca e lo è anche oggi, che hanno sostanzialmente fatto pelle, ma che noi abbiamo il dovere di continuare a cercare. Dottor Borromei, provi ad attivare la webcam, così vediamo se riusciamo a vederla e a sentirla contemporaneamente. Perfetto, ok. Adesso tolgo io la webcam in modo tale che lei mi possa sentire meglio. Allora, grazie per questa risposta. Continuiamo con il libro. Il libro, abbiamo detto, raccoglie una serie di inchieste. Ci vorremmo soffermare, tra tutte, quella che ha colpito maggiormente i ragazzi è l'episodio che riguarda il consigliere regionale Giuseppe Gennoso. Consigliere regionale che si è rivolto a dei commercialisti che curano anche le società dei familiari del suo perlatitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Quindi cura le società della famiglia. Allora, perché un politico deve scegliere, dottor Borromei, dei commercialisti che hanno questa storia? Perché fare una scelta così imprudente? E poi, ecco, volevo anche rivolgere al comandante dei Carabinieri di Cassino, dottor Scolaro, perché l'intervista di un giornalista fa scattare le indagini. Allora, dottor Borromei, perché un politico deve scegliere dei commercialisti che hanno questa storia? Perché? Beh, nel caso specifico andrebbe chiesto al politico e non al giornalista. Con una battuta potrei risponderle così, ma siccome non mi sono mai sottratto nella mia vita, tento di formulare delle ipotesi, e lo faccio chiaramente in linea generale, non nel caso specifico. Potrebbe voler dire dare dei segnali, potrebbe voler dire ad esempio che quel politico ottiene, che un determinato politico ottiene dei voti, quindi un consenso elettorale da parte dei clan, e poi deve dare delle risposte a questi clan. E come li dà queste risposte? In tanti modi potrebbe aiutarli favorendo degli appalti specifici, oppure ad esempio potrebbe scegliere i commercialisti del capomafia nelle stesse proprie società. Questo è un sistema che viene da tempo adottato in un altro caso che io racconto nel libro, la vendita cioè una importantissima casa vinicola, una delle più importanti del nostro paese. In quel caso sono i collaboratori stessi di giustizia a dire che si erano scelti detti professionisti perché rappresentavano il collante fra i precedenti venditori e i nuovi proprietari. I precedenti proprietari e i nuovi proprietari. Scusate il qui pro quo. E quindi la cosa che però balza più all'occhio, e non voglio sottrarre tempo al capitano dei carabinieri che abbraccio e ringrazio. Io vivo ogni giorno con 5 carabinieri, quindi per me i carabinieri sono il non plus ultra.
La cosa più grave è che quel parlamentare che dopo le mie inchieste è stato arrestato, poi è stato condannato per corruzione in atti giudiziari, arrestato per corruzione in atti giudiziari e condannato con sentenza definitiva per traffico di influenze illecite, aveva, come avete letto, tramite degli avvocati pagato dei magistrati per far ripetere addirittura le elezioni perché non era stato eletto, ma questo è tutto una storia, come dire, per me molto divertente, perché fa comprendere come il nostro paese sia molto indietro sotto tanti profili, ma soprattutto deve farci rendere conto che la figura del politico è una figura che deve essere a maggior ragione specchiata, perché se io da privato posso avere gli stessi commercialisti delle società del super latitante Matteo Messina Denaro, o meglio, non dovrei, ma diciamo, non ho dare una spiegazione pubblica, no? Invece un politico che rappresenta ognuno di noi e che viene eletto per rappresentare ognuno di noi, coloro che lo hanno votato e coloro che non lo hanno votato, perché una volta eletto fa parte delle istituzioni, deve avere una vita specchiata. Quando invece questa vita non solo non è specchiata, ma viene attaccata prima da inchieste giornalistiche che vengono confermate dalla magistratura, tant'è vero che questo politico è decaduto dalla sua carica di parlamentare più volte eletto nella regione Sicilia. E allora io penso che l'esame di coscienza ce lo dobbiamo fare noi cittadini, perché siccome determinati politici non vengono eletti con un colpo di Stato, ma vengono eletti comunque con il consenso dei cittadini. E allora torniamo a Paolo Borsellino, quando disse che le vere rivoluzioni si fanno con una matita e una scheda elettorale all'interno delle urne. Non votando a destra, a sinistra, al centro, non è importante chi si vota, è importante che si voti e una persona e che non abbia mai, come dire, voluto scambiare il diritto per il favore. Ecco, troppe volte in questo paese si è scambiato il diritto per il favore, si privilegia la cortesia invece che la meritocrazia. I ragazzi una possibilità, essere protagonisti non solo del loro futuro, è scontato, è ovvio, ma soprattutto del loro presente. E io quando vado nelle scuole ricordo sempre che di questi ragazzi ci dobbiamo fidare di più, perché sono molto migliori di come certa narrazione li vuole dipingere. Ecco quindi che io nei fatti mi affido sempre ai più giovani, perché sono certo che ci stupiranno. Grazie, dottor Borrometi. Continuiamo, certo, quello che ha detto lei l'abbiamo ritrovato sul libro, i ragazzi si sono infatti meravigliati quando hanno compreso che questa persona, dopo aver patteggiato in tribunale una pena di un anno e 8 mesi per aver corrotto un giudice durante le elezioni, sia ritornato ad essere consigliere regionale. La riflessione è stata proprio questa, certo che la notizia ha fatto rivoltare nella tomba Falcone e Borsellino. Dottor Scolaro, vuole rispondere? Non so se dottor Scolaro è con noi. Ma sento, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sente? Ok. Non attivo buongiorno, il video buongiorno, per non dare distorsioni al suono a questo punto. Un saluto a tutti. No, lo può attivare. No. L'attivo? Dottor Scolaro, lo può attivare? Perfetto. Sì, bene. Io disattivo l'audio. Allora, le avevo chiesto come mai è l'intervista di un giornalista a far scattare le indagini.
Per rispondere a questa domanda io partirei invece da quello che un incipit, naturalmente salutando e ringraziando anche il dottor Borrometti per la stima nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. Parlo da quello che è l'incipit del suo libro, dove dice che il compito del giornalista è additare ed essere molesto. Il compito delle forze di polizia è raccogliere prove, indizi e quindi dar possibilità che poi i processi si possano svolgere e portare alla colpevolezza da parte di autori di determinate condotte. Sicuramente il ruolo del giornalista è importante. Io spesso anche a livello locale, ai vari giornalisti con cui mi confronto, riconosco il fatto che loro sono anche degli attori sociali della sicurezza, che anche loro fanno un servizio nei confronti della comunità. Per la sicurezza sicuramente ha inciso, ma che sia stato Roberto Saviano per i Casalesi, Pier Vincenzi a Ostia o la Federica Angeli, però le loro inchieste giornalistiche sono state supportate e forse anticipate da quelle che erano già indagini in corso dalle forze di polizia, che hanno una struttura spesso pluriennale, richiedono degli scontri di indagini complesse, spesso con attività di natura tecnica, spesso con attività di natura tecnico-scientifica. E quindi lavoriamo con lo stesso obiettivo, garantire sicurezza e benessere alla popolazione, ma lo facciamo su terreni leggermente diversi, che richiedono sicuramente competenze e tempistiche diverse. Naturalmente però il ruolo del giornalista in questo frangente è veramente importantissimo, le loro denunce aiutano ad attenzionare determinati fenomeni. Facendo un passo indietro mi richiamo a quello che è stato prima detto del capitano Bellotti. Io più che la figura eroica del capitano esalterei il fatto che il capitano era, e mi vorrei impersonificare un po' nel suo ruolo, era una persona qualunque, era un servitore dello Stato. Nel suo compito, in quella circostanza, lui in realtà fa semplicemente il suo dovere. Quindi tutti quanti noi dovremmo riscoprire l'impegno, il senso di responsabilità, la consapevolezza di dover contribuire, ognuno per la propria parte, a fare qualcosa per il benessere collettivo. Non bisogna chiedere atti di eroismo a nessuno, ma bisogna essere tutti quanti consapevoli che ognuno di noi è portatore di un tassello che può contribuire in maniera molto efficace a raggiungere risultati più efficienti. E in questo la scuola ha un ruolo fondamentale, perché al di là della cultura mafiosa, che è un veleno, che è sicuramente una metastasi, ancora di più è pericoloso un atteggiamento, quindi quando qualcosa trasuda mentalità mafiosa, e quindi su questo tutti quanti possiamo contribuire a far sì che la mafia non abbia più terreno fertile dove svilupparsi. Ringrazio, continuiamo con il dottor Borrometti. Allora, la Sicilia, dottor Borrometti, è una terra straordinaria, di straordinaria bellezza, per la sua cultura, per la sua storia, per i suoi paesaggi, ma va raccontata con obiettività per i suoi insediamenti mafiosi e che può isolare. Ecco, Falcone diceva che un uomo si uccide due volte, fisicamente e con l'isolamento. Ed è questo un po' quello che è successo a lei. Hanno addirittura provato a sminuire l'aggressione subita dicendo che fosse roba da femmine. Così come hanno fatto con altri, come tutto su questo. I ragazzi, questa delegittimazione ha fatto tanta rabbia. La delegittimazione fa male. Addirittura Gennuso ha dichiarato che lei ha simulato gli attentati. E allora, qual è stata la sua reazione? Ai ragazzi, a noi ha fatto tanta rabbia, immaginiamo a lei. Allora, io intanto sono a ringraziarvi per la vostra sensibilità, perché comprendere, toccare con mano quanto male possa fare una delegittimazione non è semplice.
fa tantissimo male a chi la subisce. Io l'ho subita in prima persona e la subisco in prima persona. Negli ultimi mesi sempre lo stesso clan non mafioso, ma clan di persone, tipo quello del Giannuso, ha persino detto che mio nonno fosse un usuraio. Io ho sempre denunciato, mi sono affidato alla giustizia e spero di avere presto giustizia con le condanne anche su questo tentativo di legislazione. Vedete, il problema è un altro. Il problema è che spesso, non potendo attaccare le denunce, io tutto quello che ho scritto, oserei dire purtroppo, è stato riscontrato e provato anche nelle successive operazioni delle forze dell'ordine, che hanno sempre operato in maniera straordinaria. Vedete, per un giornalista è più semplice scrivere e scrivere più velocemente, no? Perché non ha bisogno, un giornalista deve provare la fondatezza della notizia, ma poi la può scrivere. Invece le indagini delle forze dell'ordine hanno dei tempi burocratici che spesso quindi si dilatano rispetto a quelli delle inchieste giornalistiche. Però poi arrivano e convergono, come giustamente diceva il capitano prima, ed è la cosa più bella e la cosa più importante. Ma vedete, quando non si può dire, quando ci si deve arrendere di fronte all'evidenza dei fatti, no? E quindi al fatto che il giornalista o il magistrato o il sacerdote denunci, o l'imprenditore denuncino cose che sono oggettivamente provate, e allora si passa all'attacco alla persona, si cerca di screditare quella persona. In Sicilia si dice si cerca di mascariare, si cerca di sporcare l'immagine di quella persona. Peppino Impastato, pensate a quello che è accaduto a Peppino Impastato. Peppino Impastato, tutto quello che scriveva era purtroppo dannatamente vero, e allora, non potendo più dire che le sue inchieste fossero sbagliate, tentarono di dire che lui fosse un terrorista, che lui fosse una persona che non voleva bene alla propria collettività. Quindi sporcare l'immagine per delegittimare tutto il lavoro. Questo è quello che è accaduto a me. Hanno tentato di sporcare la mia immagine e quindi di portarla su un lato, scarsa autorevolezza della storia familiare, come se questo qualcosa potesse centrare. Ora, mio nonno non faceva lo strozzino, e ribadisco, io spero di avere presto, purtroppo mio nonno è morto e mi è toccato avere anche questa ennesima sofferenza, spero di avere presto giustizia nei processi che già ci sono a carico di questi diffamatori seriali. Ma la cosa che la gente deve comprendere, che i ragazzi soprattutto debbono comprendere, è proprio questo: quando un giornalista denuncia un fatto e a quel giornalista non si entra nella specificità del fatto, ma si dice che quel giornalista è brutto e cattivo, e allora fatevi una domanda e datevi una risposta. Ci si deve sempre interrogare: se un giornalista fa una denuncia con nomi e cognomi su un parlamentare regionale che ha gli stessi commercialisti del super latitante Matteo Messina Denaro, oppure che ha pagato un giudice per ripetere le elezioni, e non si contesta quelle inchieste giornalistiche di quel giornalista, ma si dice che quel giornalista si è inventato l'attentato, fra altre cose attentato scoperto non dal giornalista ma dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, quindi non capisco come me lo sarei potuto inventare io, purtroppo. Magari fosse inventato, io sarei la mondo, ma ribadisco, non l'ho scoperto io, lo hanno scoperto le forze dell'ordine e la magistratura, quindi semmai sarebbero loro ad averlo inventato, ma comunque purtroppo quell'attentato aveva pure dei riscontri. Ma al di là di questo, si è perso, ecco, ci ritorno sopra a quella metafora, si tenta di far apparire il dito e non la luna, perché è molto più conveniente, perché appunto non si ha l'autorevolezza, non si ha la possibilità di
di far comprendere che quelle inchieste siano sbagliate. Siccome le inchieste giornalistiche sono giuste, e allora è molto meglio diffamare, delegittimare, sporcare l'immagine di chi l'ha fatta. È un po' come a dire che se tutte le pecore sono nere, e allora le pecore che realmente sono nere faranno meno impressione rispetto a tutte le altre. Concludo con Giovanni Falcone. Lei l'ha citato, professoressa. Tutti noi pensiamo e sappiamo che Giovanni Falcone è morto con Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonino Montinari, purtroppo gli uomini della sua scorta, il 23 maggio del 1992. Ma in realtà Giovanni Falcone venne condannato a morte molto tempo prima e iniziò a morire nel 1989, quindi quasi 3 anni prima, quando alla Daura scoprirono un attentato, una bomba nei suoi confronti che grazie a Dio non scoppiò. Bene, nei giorni successivi iniziarono a dire che Giovanni Falcone quella bomba se la fosse messa lui e quindi iniziarono a farlo morire. E Giovanni Falcone andò in televisione in una straordinaria trasmissione, Mixer, se non sbaglio, di Giovanni Minoli, e disse: questo è un paese strano, è un paese in cui se tu non muori, quella bomba te la sei messa tu. Ecco, in queste parole di Giovanni Falcone c'è tutta la storia della mafia. La storia della mafia che ha sempre tentato di delegittimare, di sporcare, di mascariare proprio per rendere nulla l'attività delle persone. E allora c'è la richiesta a voi, ragazzi, a voi cittadini dell'oggi e del domani. Facciamo squadra. Perché vedete, da soli si è dei facili obiettivi, da soli si rischia realmente di morire perché si è isolati. Se invece si fa squadra, e oggi ci sono tanti modi, dai social network alle conferenze come quelle di oggi, e allora ci sentiamo meno soli e allora sarà più difficile colpirci. Grazie dottor Borromedi, tra l'altro queste sue parole ci confortano e poi è un po' ho ritrovato queste riflessioni in tante recensioni prodotte dai ragazzi poi dopo la fine della lettura del suo libro. Poi magari alla fine ne leggiamo la parte finale di una di queste che sintetizza un po' sia quello che ha detto il dottor Scolaro prima, che ha detto lei, e magari attraverso quelle parole in conclusione potreste anche aggiungere qualche altro pensiero. Ma andiamo avanti. Allora, oggi le mafie fanno squadra, dottor Borromedi. I casalesi si occupano di trasporti, cosa nostra del mercato e delle filiere. L'andrangheta sfrutta i tir per portare cocaina. Se questi traffici non si denunciano, la mano mafiosa crescerà sempre di più. E allora, cosa il giornalismo dovrebbe fare per raccontare meglio la mafia? E cosa, dottor Scolaro, dovrebbe fare l'arma che non ha ancora fatto? Ma il giornalismo può fare tanto. Quello che lei ha raccontato è una parte della mia inchiesta. Vedete, le indagini spesso delle forze dell'ordine, sempre straordinarie. Posso chiederle di spegnere il microfono? Torna l'audio, mi scusi professore. Quello che le indagini delle forze dell'ordine fanno è straordinario. Però spesso le forze dell'ordine, come dire, hanno un raggio d'azione limitato perché non hanno una visione sistemica, ma non perché come dire sbagliano loro, ci mancherebbe altro, ma perché le zone di competenza sono più ristrette rispetto a una visione sistemica. Ecco perché nasce, secondo l'idea di Giovanni Falcone prima e di Paolo Borsellino poi, l'idea della Procura Nazionale Antimafia. Ancora oggi, diciamo, anche se sono stati fatti tanti passi avanti, così non è. Io altro non ho tentato di fare che mettere a sistema quello che accade da Vittoria a Fondi, cioè alle porte di dove viviamo, fino a Milano.
in questo triangolo dell'ortofrutta e cercare di capire come appunto le mafie abbiano smesso di farsi la guerra, ma abbiano tentato di spartirsi la torta. E lo ha detto bene lei, e non ci voglio ritornare. Questo è stato il ruolo mio di giornalista, ma le inchieste delle forze dell'ordine ci sono tante, sono precise, sono attentissime. Quindi cosa può fare il giornalismo in conclusione? Il giornalismo deve essere cane da guardia della democrazia, deve raccontare anche ciò che è scomodo, anche ciò che fa paura. Io non mi sono mai domandato se la mia prossima inchiesta mi provocasse delle altre minacce o delle altre ansie. Non sta a me domandarmelo. Il giornalista, nel momento in cui sa una notizia, è verificata a tutti i criteri della notiziabilità, la deve pubblicare e non deve avere paura né per sé né per ciò che potrà accadere, perché l'interesse collettivo è superiore a un'ansia e a una preoccupazione personale, che è tanta, è enorme, ma è assolutamente inferiore rispetto all'interesse di informare. Dottor Scolaro, cosa invece, ritornando alla domanda che le ho fatto prima, cosa dovrebbe fare l'arma che non ha ancora fatto? Io mi ricollego a quello che ha appena detto il dottor Borrometti: per combattere un fenomeno criminale che fa squadra è necessario che tutte le forze di polizia si uniscano tra di loro per creare una joint venture di contrasto, e quindi questo è quello che ha sempre fatto l'arma, e noi facciamo anche nel contesto qui locale, di sviluppare forme di collaborazione quanto più possibile profonde con le altre forze di polizia al fine di esaltarne le specifiche competenze di ognuna, quindi l'aspetto patrimoniale, l'aspetto anche di controllo e di capacità di conoscere il contesto. Ma per conoscere il contesto mi vorrei collegare anche a quello che è alcune pagine del libro del dottor Borrometti, dove si parla di che è definita Bab, che la provincia di Messina è stata, come dire, pensata come un luogo di non insediamento di fenomeni criminali organizzati. Però poi in realtà si sono verificati episodi particolarmente cruenti anche nella provincia di Messina, che siano anche l'omicidio di Beppe Alfano, piuttosto che anche l'omicidio di Graziella Campagna, perché aveva scoperto che una persona che conosceva come dottor Cannata in realtà era un pericoloso latitante palermitano. Ma la messinese è anche luogo di latitanza di Nitto Santa Paola, quindi anche in questo contesto locale, che è quello del Cassinale, della provincia di Frosinone, non bisogna mai pensare di essere esenti da possibili infiltrazioni mafiose. Quindi ci vuole la massima attenzione da parte di tutti, e in questo i ragazzi, tutti quanti noi, siamo sentinelle al fine di evitare che un fenomeno possa attecchire. E a questo punto mi sembra, come dire, quasi logico citare un altro autore più siciliano, visto che qui siamo colmi di siciliani. Io mi permetto di citare Gesualdo Bufalino, che invece diceva che per combattere la mafia ci vuole un esercito di maestri, di educatori. Quindi il vostro compito è veramente fondamentale. Le forze di polizia da solo non possono far nulla, perché da soli siamo quasi inermi. Abbiamo bisogno dei giovani, della scuola e delle famiglie. Grazie. Ed è quello che facciamo, speriamo di farlo bene, speriamo insomma di continuare ad avere anche queste collaborazioni, perché poi questi incontri sono necessari. Dopo aver studiato, incontrare l'autore del libro, toccare con mano, far sentire la voce di chi l'ha vissuto in prima persona e sentire la voce di chi opera una figura istituzionale come la sua, dottor Scolaro, è importante. Voglio un attimo salutare Marino Fardelli, perché credo che per un impegno improrogabile debba andar via. Marino.
Sì, io ho seguito la diretta, purtroppo ecco, devo lasciarvi perché sto organizzando gli appuntamenti per pomeriggio. Comunque anche l'amico Paolo Borrometi ha pochi minuti per stare ancora con voi, quindi professoressa, sì, volevo anche riportarti questa disponibilità che ci dà il nostro ospite. Vabbè. E allora concludo e lascio la parola ai ragazzi perché avevano qualche domanda da fare. Grazie Marino, noi poi ci vediamo oggi pomeriggio per le altre dirette. Allora, dottor Borrometi, dico io per i ragazzi ci sono e aspetto. Ah, grazie, la ringrazio. Allora, va bene, io cerco di ci avviamo verso la conclusione, così poi lascio la parola ai ragazzi. Allora, qualche anno fa dovette trasferirsi a Roma. Viene da una famiglia di avvocati, decide di fare il giornalista e oggi vive sotto scorta. Ecco, ne approfitto prima, oggi va a loro il nostro applauso e il nostro applauso. Non ama definirsi coraggioso, ma come ha detto lei prima, solo una persona che fa il proprio dovere. Oggi fortunatamente la sua posizione è cambiata. Oltre ad altri riconoscimenti ottenuti, il presidente Mattarella l'ha nominata, tolgo la webcam così mi sente meglio, l'ha nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ecco, i ragazzi hanno letto questo gesto non come un riconoscimento, ma come un volerle dire grazie. E noi ci uniamo e la ringraziamo per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che fa, e lo vogliamo fare oggi leggendo uno stralcio della lettera, così la facciamo sentire anche a tutti gli altri studenti che non hanno letto il libro, la lettera che lei indirizza ai ragazzi e con la quale chiude il libro, e che devo dire a conclusione della lettura veramente ci ha commosso tanto. Ecco, invito qui l'alunna Gallaccio Giada per leggerla. Io mi allontano per sicurezza e lascio un attimino a lei la parola. Se non la sente, tolgo la webcam, dottor Borrometi, intanto l'ho accesa. Buongiorno, mi sentite? Sì. Ok, allora parto. Cari ragazzi, è stata a scuola che ho capito che da grande avrei voluto fare il giornalista, anche per dare una risposta alle tante domande che insieme alla mia voce erano rimaste imprigionate quella notte del 1993. Ecco perché mi permetto di concludere questo lavoro rivolgendomi a voi, che da sempre considero il presente, oltre che il futuro di questo nostro meraviglioso paese. A 35 anni non pensi che possa essere arrivato il tuo momento, quando scopri che invece poteva e può esserlo, ti si impone di fare tutto ancora più in fretta, lavorare, scrivere, vivere ancora di più. Ecco perché ho scritto questo libro, ecco perché ho voluto mettere nero su bianco tanti nomi e cognomi e collegamenti più o meno noti o insospettabili. Così, almeno, in parte resterà traccia di ciò che so. L'ho scritto, e ora è noto anche a voi, a morire di mafia non sono solo le vittime che cadono riverse per strada, i morti ammazzati, ma tutti coloro che si rassegnano a vivere nell'illegalità e nell'ingiustizia. Chi chiude gli occhi, chi si gira dall'altra parte, chi fa affari con i mafiosi o chiede favori ai potenti. Clientelismo e compromesso sono sempre malefici, non benefici. Il lavoro delle mafie è dato... Il lavoro delle mafie è dato a pochi, togliendo a molti, ed è senza garanzie, anzi, con un'unica garanzia, quella della schiavitù a vita nei confronti dei boss. C'è ancora tanto da fare. La mafia sa
e sociale. Per questo sono convinto che la speranza sia di voi. Nella vita non sono stato amato e non lo sarò certo grazie a questo libro. Non me ne sono fatto una ragione, ma ho continuato ad amare ciò che pensavo fosse utile, il giornalismo libero. Quello che fastidio, quello che scava, che irrita, quello che punge, che soprattutto non si arrende. Loro, che hanno cercato di zittirmi, perché da sempre hanno il terrore delle voci critiche, hanno paura più di chi legge che di chi scrive, o dei testimoni oculari che smascherano le loro nefandezze. Eppure, non mi hanno distrutto, non ci sono riusciti, spezzato, spaventato, ma io resto qui, resisto ancora, parlo, scrivo, vivo e ho paura, è inutile nasconderlo. Ma so che i miei angeli, fino a quando qualcuno non glielo impedirà, difenderanno la mia vita e con essa soprattutto la libertà di ognuno di noi. Incutere paura è l'arma che i mafiosi hanno per toglierci la libertà, ma in questo momento, per una volta, ne sono certo, loro hanno perso e la gente, quella libera, non perderà mai, comunque vada. Noi la ringraziamo per questa dedica e vogliamo dirle no alla mafia, il silenzio uccide. Grazie, sei stata bravissima. Grazie anche per grazie. Allora, adesso cedo la parola ai ragazzi, uno alla volta, coloro che vogliono fare qualche domanda si preparino e verranno al posto mio perché abbiamo solo, purtroppo per il distanziamento, non possiamo utilizzare altro che questo computer, quindi prego. Allora, mi alzo e cedo la parola ai ragazzi. Prego. Attivo la webcam, vediamo se non c'è ritorno di voce. Buongiorno, sono Giulia Magliulo. Qual è la giornata tipo di un uomo che vive sotto scorta? Lei non è libero fisicamente, ma possiede quella più importante, la libertà di parola. Rispondo una per volta oppure rispondo insieme, come preferite? Va bene, rispondo una alla volta. Allora, intanto grazie Giulia, mozione d'ordine per favore, datemi del tu e non del lei, mi fate sentire molto più anziano di quanto io già non sia, provato fisicamente, sì, ma così anziano magari ancora no. A parte la battuta, Giulia, qual è la giornata tipo di una persona sotto scorta? Ma guarda, io ti potrei raccontare, allora io non amo drammatizzare quella che è la vita sotto scorta, perché la vita sotto scorta per qualcuno è addirittura un privilegio, invece è semplicemente un inferno, ma è un inferno che mi ha salvato la vita, come dimostrano tante intercettazioni dei mafiosi, non ultima quella di un capo mafia, Simone Castello, appena qualche settimana fa, che ha detto lo colpirei più o meno, il virgolettato era per adesso alla scorta, ma noi teniamo a mente, no? Quindi sostanzialmente lo colpiremo quando non ce l'avrà più, e allora io devo dire grazie a quelle donne, a quegli uomini delle scorte, non soltanto i miei, come ho scritto, ma a tutte le donne e agli uomini che in questo paese indossano una divisa. Ecco, se ci sono dei veri eroi in questo paese sono i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, coloro i quali indossano una divisa. Ecco perché io ho voluto donare anche la mia parte di quello che sarebbe stato il mio guadagno di questo libro, l'ho voluto donare all'Associazione Vittime del Dovere, proprio perché noi spesso dimentichiamo le donne e gli uomini che fanno le scorte. Quante volte sentiamo parlare della strage di Capaci, in cui è morto Giovanni Falcone, o Via D'Amelio, in cui è morto Paolo Borsellino? Certo, è ovvio, erano mirate a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone, ma quel giorno morirono delle donne e degli uomini che hanno una dignità e che meritano di essere citati con nomi e cognomi. Ecco quindi che la vita sotto scorta è chiaramente un inferno. Io gli uomini della scorta sono i primi che vedo la mattina e gli ultimi che vedo la sera. Io purtroppo vivo lontano dalla mia Sicilia, vivo a Roma, non è un mistero, quindi si può dire,
e appunto vivo solo, non ho potuto crearmi una famiglia, sono lontano dalla mia famiglia d'origine e dai miei affetti, quindi la mattina sono le prime persone che vede, la sera sono le ultime, diventano quella che nei fatti è la tua famiglia, a cui tu devi sostanzialmente la vita. Ma vivere sotto scorta vuol dire che se all'improvviso, pensate, se all'improvviso qualcuno mi citofonasse a casa per andare a prendere un caffè o una pizza, io non potrei farlo perché non ho la scorta. Significa che se hai dimenticato di acquistare, una medicina piuttosto che una bibita o un dolce che vuoi comprarti, e allora non puoi uscire per andarla a comprare, significa organizzare tutto, significa una enorme limitazione della propria libertà fisica, però lo hai detto tu, Giulia, in maniera straordinaria. A me quando nelle scuole mi chiedono, prima fisicamente, adesso purtroppo solo con gli strumenti della tecnologia, mi chiedono, ma allora tu hai perso un pizzico della tua libertà fisica? E io dico sì, ho perso un pizzico della mia libertà fisica, ci mancherebbe altro, ma quello che tu hai detto è la risposta vera. Io ho certamente perso quel pizzico della mia libertà fisica, ma ho preservato la libertà più importante. E la libertà più importante è quella di pensare, è quella di agire, è quella che non ci deve essere nessuno che ti dica cosa fare. Ecco, io preservo quella mia libertà, che è la libertà intellettuale, che è la libertà di avere la coscienza pulita, che è la libertà di sbagliare ovviamente anche, perché solo chi non fa non sbaglia, ma di avere la coscienza pulita in quegli errori che si fanno. Ecco, io torno a casa la sera da solo, spesso con le lacrime agli occhi, spesso con un grande isolamento, ma mi guardo allo specchio e mi rendo conto di avere quella coscienza pulita, di una persona che ci sta provando a fare semplicemente il proprio dovere, ringraziando appunto quelle donne e quegli uomini che mi stanno accanto e che fino ad oggi hanno protetto la mia vita. Grazie mille. Grazie a te, Giulia. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Il tuo? Sì. Io sono Sara Carbone, io sono Rebecca Colavecchia. Perché non vuole farsi chiamare giornalista antimafia? Ha fondato una testata giornalistica online chiamata La Spia. Perché questo titolo? Allora, io studio il termine antimafia. Vedete, ragazzi, l'antimafia è un movimento di pensiero, di ribellione dei cittadini che è nato soprattutto con le cosiddette lenzuola bianche, quindi con l'indignazione della gente subito all'indomani delle stragi, prima di Capaci e poi di Via D'Amelio. Ma non può esistere un giornalista, un sacerdote, un imprenditore antimafia, perché se esistesse un giornalista antimafia significherebbe che ci fossero dei giornalisti pro mafia, no? Un giornalista non può essere definito antimafia, anticorruzione, antillegalità. Un giornalista è come precondizione anti qualsiasi illegalità, perché la deve raccontare quell'illegalità, la deve denunciare, la deve spiegare a coloro i quali lo sentono, lo vedono, lo ascoltano. Quindi sono contro qualsiasi etichetta che possa appunto dare un perimetro a quel giornalista. In questo sono molto sciasciano, se volete, visto che l'abbiamo citato all'inizio, perché abbiamo creato la testata giornalistica La Spia. Vedete, ragazzi, una delle cose che mi ripetevano, degli insulti che mi facevano, che ci facevano, era in Sicilia, era sbirro, che significa insomma carabiniere, appartenente, e spione, no? E allora, se per i familiari dei mafiosi sbirro o spione ha un'accezione negativa, noi dobbiamo ragionare all'opposto di come ragionano loro. E allora ho pensato che denunciare, fare la spia, denunciare,
sia un qualcosa di assolutamente positivo. E quindi chiamare la spia non è una provocazione verso i boss, ma è una provocazione verso i cittadini che devono riprendere il fresco profumo della denuncia. Denunciare è un qualche cosa di assolutamente positivo. Lo è anche alla vostra età, quando qualcuno subisce degli atti contro la sua persona, quando qualcuno subisce qualcosa e noi facciamo finta di non vedere. Ecco, denunciare è positivo a qualsiasi età. E allora, se è positivo, chiamarlo la spia voleva essere una provocazione, vuole essere una provocazione alle persone per bene. Grazie mille. Buongiorno. Buongiorno. Oh. Allora, io mi chiamo Raffaele Canale. Io Martina Coletta. Allora, la mia domanda è: quale altra inchiesta sta portando avanti? La mia è: lei è un uomo di fede, quanto l'ha aiutata? Allora, le inchieste, non si annunciano mai, perché annunciare un'inchiesta vuole dire, come dire, dare vantaggio, no? Alle persone su cui stai lavorando, ai fatti, alle notizie su cui stai lavorando. Quindi mi perdonerete se non vi dico su cosa sto lavorando. Sto lavorando su qualche cosa di particolarmente importante che possa far comprendere come alcuni persone infedeli di questo Stato possano aver realmente contribuito a martoriare questo Stato. Posso soltanto dirti questo, c'entra sempre mafia e politica, ma nell'accezione più ampia del termine. Invece l'altra domanda, scusami, era, io ho la memoria del pesce rosso, quindi dimentico dopo 2 secondi. Un uomo di fede, quanto l'ha aiutata? Ecco, allora non l'avevo dimenticata, l'avevo proprio voluta allontanare. Io, vedete ragazzi, la fede è un qualche cosa di assolutamente intimo. Io non l'ho mai strombazzata e non la voglio strombazzare, non lo farò neanche oggi, anche qui mi perdonerete. La fede a me ha aiutato tantissimo. Io sono una persona che crede, ho avuto la fede in tante notti buie e solitarie, in cui non c'era nessuno ad asciugare le lacrime dei miei occhi e piangere penso sia una cosa normale, una espressione normale, una reazione normale. E io ho avuto tanto aiuto dalla fede, così come ho avuto un incontro che certamente ha segnato la mia vita, avrete letto nel libro, che è quello con il vero rivoluzionario del nostro tempo, che è Papa Francesco, che in quei tre quarti d'ora, quasi 40 minuti, ha dato un significato anche, se possibile, alle mie sofferenze, ma più che darlo alle mie sofferenze, ha dato un significato alla voglia di andare avanti nonostante tutto. Quindi la fede per me è stata assolutamente fondamentale. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi, ragazzi. Vi si è bloccato lo schermo. Mi sentite? Sì. Sì, Paolo, sì, ti sentiamo. Ah, ecco, ora si è sbloccato. Buongiorno, io sono Mario Maghera. Non le piacciono le fiction sulla mafia, perché? No, non è che non mi piacciono le fiction sulla mafia. Non bisogna mai generalizzare. A me non piacciono le fiction sulla mafia dove non vi è un confine chiaro e netto fra l'eroe positivo e l'eroe negativo. Per capirci, a me piace tantissimo la fiction di Piff,
ad esempio. La mafia uccide solo d'estate, dove è chiaro e netto il confine fra l'eroe positivo, il magistrato, il carabiniere, il giornalista, l'imprenditore che denuncia e il mafioso. Non mi piace invece una fiction tipo Gomorra, dove il sangue, la violenza è quasi più affascinante della figura positiva di chi invece denuncia e la combatte, quella mafia, quella violenza, quella corruzione e quell'illegalità. Ecco quindi che io penso che le fiction abbiano un ruolo fondamentale, perché la televisione, così come i social network, hanno un ruolo fondamentale nella lotta alle mafie, ma bisogna saperlo utilizzare bene e bisogna sempre spiegare bene che le mafie non hanno nulla di onore e di rispetto, che quegli uomini che definiamo uomini d'onore non hanno assolutamente nulla, che le mafie hanno sempre ucciso donne e bambini e che non è vero che abbiano dei canoni di operatività o di rispetto. Ecco quindi che tutte quelle fiction che non tracciano un solco netto fra l'eroe positivo e l'eroe negativo a me non piacciono, perché non rappresentano la verità. Le mafie non hanno nessun fascino. Grazie mille. Grazie a te. Buongiorno, io sono Bracciale Francesco del Quinto B e la mia domanda è rivolta al comandante Scolaro, specifichiamo. La sento. Buongiorno, allora, prima di tutto come sta? Bene, grazie. Ok, allora, volevo chiederle: quali sono le operazioni sul nostro territorio per contenere le infiltrazioni dei clan malavitosi di stampo camorristico? Per esempio, nel settore delle scommesse sportive, ippiche, o nei videopoker, o delle cosiddette new slot? Allora, prima diceva stare con voi è come ringiovanire, poi per me che di cognome faccio Scolaro, tornare a scuola è quasi tornare, come dire, accorciarsi qualche anno. Mi correlevo anche alle parole che prima ha detto il dottor Borromeli. Io non mi offendo se qualcuno mi chiama sbirro, anzi è quasi un complimento. E sul fatto che comunque i criminali non hanno nessun codice d'onore, assolutamente no. Sono gentaglie, chiamiamolo per quello che è, e sono persone che impoveriscono il territorio. Scordatevi che fanno favori, che aiutano il territorio a svilupparsi, anzi tutt'altro. E lo dimostra quello che poi è la Terra dei Fuochi, per me la Sicilia, che è dal paese da cui provengo. Le nostre indagini vanno a colpire tutto quello che è l'holding criminale. In questo momento devo ammettere che l'aspetto che riguarda le scommesse clandestine e settori del ippici sono residuali rispetto a quelli che sono i fenomeni criminali attuali, che vedono al centro della loro espressione quello che è lo spaccio dei stupefacenti. Spesso e volentieri le attività poi hanno delle scremature, come giustamente anche il dottor Borromeli cita nel libro, cercano di dissimulare la loro esistenza attraverso delle fattezze legali, e quindi la nostra attività va a colpire, a aggredire anche quelli che sono l'illecito accumulazione di capitali e quelli che poi spesso sono le attività attraverso le quali poi i criminali utilizzano i proventi delle loro attività illecite. E sul territorio, in questo periodo, tendenzialmente, a parte lo spaccio di stupefacenti, andiamo a affrontare quelli che sono i fenomeni di estorsione, usura, quello che sono appunto l'intestazione fittizia di capitali, le rivendite di tavole, di auto, il trasporto per strada, le onoranze funebri. Devo ammettere che l'aspetto che riguarda quei fenomeni strettamente che riguardano il gioco e le scommesse clandestine oggi sono collaterali al fenomeno mafioso, che ha delle risultanze di altra fattispecie. Io se lei, comandante, la legalizzazione di alcune droghe, ad esempio le droghe leggere, potrebbe aiutare a far crollare il castello mafioso che si è creato durante gli ultimi anni?
Guardi, poi andiamo su fenomeni che credo che impattano con la politica. Io sono fermamente contrario alla legalizzazione delle droghe leggere, perché dietro al fenomeno della consumazione delle droghe c'è una struttura criminale che ha come fine quello di, come dire, di fare un percorso che poi sia involutivo. Quindi le droghe di per sé, che qualcuno può ritenere che le droghe leggere non siano pericolose, dietro al fenomeno dello spaccio, del consumo, vi è un fenomeno strutturato che guadagna milioni di euro. È veramente improprio ritenere che non siano pericolose. Quindi poi sono scelte politiche da questo punto di vista. Io credo che non ci sia nessun vantaggio per i giovani, che anzi devono sviluppare altre qualità e impegnarsi più che altro che consumare anche sostanze che possono dare l'impressione di non avere risultanze negative sulla propria persona. Io prima di essere qui ho fatto anche 10 anni al reparto investigazioni scientifiche di Roma. Vi garantisco che le droghe, anche leggere, causano danni, e quindi io vi invito a evitare qualsiasi consumo di sostanza o di alcol che possa avere ripercussioni sulla propria salute. Io, se posso intervenire, se mi permettete un secondo, e anche perché poi purtroppo proprio alle 12:30 devo salutarvi, e vorrei ricordare che il capitano Scolaro è realmente un'eccellenza, quindi voi dovete essere particolarmente orgogliosi, e spero che vogliate fare una sessione soltanto con lui, che certamente più di me può spiegarvi tantissime cose. È stato un'eccellenza nei RIST, è stato un'eccellenza nel nucleo informativo al Comando Provinciale di Roma, che ho avuto modo di conoscerne le sue capacità, non solo come ufficiale ma anche come uomo. Detto questo, sono assolutamente d'accordo con lui. Ragazzi, non fatevi abbindolare che la liberalizzazione delle droghe leggere sia una cosa positiva. Ragazzi, lo Stato è più forte delle mafie e deve essere più forte delle mafie. Non può esistere il principio per il quale, siccome lo Stato non sa combattere il traffico o lo spaccio delle sostanze stupefacenti e quindi abdica al suo ruolo per appunto liberalizzando quindi le sostanze stupefacenti. Da un lato c'è questa ragione, dall'altra, se mi permettete, concludo realmente, come ha detto il capitano Scolaro, anche le droghe leggere fanno malissimo. Non esistono droghe leggere o droghe pesanti. Le droghe mangiano comunque il cervello. E sapete che cosa è accaduto nei paesi come l'Olanda, dove le droghe sono state liberalizzate? È accaduto che è aumentato in maniera esponenziale il consumo di cocaina e delle cosiddette droghe pesanti. Questo perché? Perché noi non siamo alla ricerca della cosa che si può fare, ma del tabù da infrangere. E quindi dalle droghe leggere si passa alla droga pesante. Ultima annotazione: sapete quanto costerebbe un grammo di hashish o di marijuana nel mercato legale? Se non lo sapete, ve lo dico io. Nel mercato illegale, come ci può confermare il capitano Scolaro, costa più o meno una decina di euro, giusto capitano? Al mercato illegale quanto costa un grammo di marijuana? Confermo, anche meno adesso. Esatto, 8-10 euro. Invece nel mercato legale, quindi qualora fosse legalizzata, sapete quanto costa quanto costerebbe più o meno, da studi scientifici fatti? Poco più di 20 euro. E questo perché? Perché chiaramente lo Stato, nel momento in cui liberalizza, deve certificare, e certificando ci sono tutti quei passaggi che farebbero lievitare il costo. Quindi vi domando, voi che dovete comprare, che volete comprare un grammo di marijuana, lo comprereste al doppio o più del doppio di quanto costa al mercato legale, o lo comprereste o lo cerchereste comunque nel mercato illegale ad un prezzo molto 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 più inferiore? Ecco, rispondete a tutte queste domande e capirete
che liberalizzare le droghe leggere, sia da un punto di vista sanitario, sia da un punto di vista di importanza dello Stato, sia da un punto di vista di convenienza economica, comunque non ha nessun senso. Vabbè, la ringrazio, ringrazio sia il comandante che il suo intervento e vi auguro una buona giornata. Grazie. Mi permettete una chiosa? Certo. Naturalmente ringrazio il dottor Berlomedi per le belle parole. Confermo dalla prima all'ultima parola quello che è l'essenza della questione. Già il termine leggere, definito alle droghe, è un ossimoro, è una contraddizione in termini. Scordatevelo, è distruzione, è male, è rinuncia alla propria libertà. E siccome la mafia su questo fa leva, non facciamolo, siamo per tutti quanti persone intelligenti. Togliamoci di torno il puzzo di questa cosa, come la definiva anche Peppino Impastato. Ecco, facciamo la libertà prima di tutto. La libertà è poter scegliere, poter essere liberi, poter, come dire, vivere senza nessuna compromissione di natura economica, ma anche di natura naturalmente sanitaria. Grazie. Il capitano ha voluto omettere. Grazie di cuore, grazie. Il capitano, professoressa, ha voluto omettere, perché un signore, il fatto che la mafia fosse, secondo Peppino Impastato, una montagna di merda, aggiungo io, se volete provare uno sballo, quando sarete un po' più grandi, innamoratevi e non drogatevi. Allora, dottor Borromedi, noi questo incontro, comandante, lo custodiremo veramente nel cuore, siamo stati veramente onorati di avervi e speriamo di potervi invitare e di poter presto vederci in presenza per un incontro e per un secondo festival con l'Associazione Cassino Città per la Pace della Legalità. E chiudiamo con una riflessione, ecco, l'atteggiamento mafioso, i ragazzi hanno compreso che esiste ovunque, esiste anche da noi, da parte del prepotente, da parte di chi bullizza, per esempio nella scuola, da parte di chi, di coloro che posteggiano, l'ha detto anche lei, dottor Borromedi, nella lettera, nel parcheggio dei portatori di handicap. I ragazzi hanno compreso che la denuncia è uno dei modi per combattere l'illegalità. Lei ci ha insegnato, dottor Borromedi, l'ha ripetuto più di una volta, anche il comandante Scolaro, che il nostro paese non ha bisogno di eroi, ma di cittadini che facciano il proprio dovere. Quindi denunciare e fare il proprio dovere sono le armi che hanno a disposizione per combattere la mafia. Prima di tutto studiare il fenomeno sui banchi di scuola, come del resto stanno facendo, interiorizzare i valori e poi metterli in pratica attraverso appunto dando il buon esempio agli altri cercando, come lei ha ribadito più di una volta oggi, cercando di fare appunto il proprio dovere. Questa sintesi, queste riflessioni sono emerse, come vi dicevo anche prima, sono emerse anche dalle recensioni che i ragazzi hanno redatto, e volevo concludere proprio con due parole, con un paio di periodi, dando voce a una di queste recensioni. Chiudiamo così il nostro incontro. Io vi ringrazio, poi cederò la parola a Marino Fardelli e al preside per un saluto. E dottor Borromedi e comandante, grazie di cuore, avete reso questa giornata indimenticabile, anche perché, ripeto, è a conclusione di un lavoro che è iniziato a settembre. Quindi ecco, vi do la parola un attimo a Chiara Lisi del Quinto B, che leggerà l'ultima parte della sua recensione. Buongiorno. Allora, la mafia in parte è colpa nostra,
Siamo noi che tacciamo e copriamo con un velo gli episodi disonesti che ci accadono intorno, o più semplicemente voltiamo lo sguardo. È la nostra indifferenza la forza della mafia. Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. Queste sono le parole di Paolo Borsellino, perché è del silenzio e dell'indifferenza che la mafia si nutre. Grazie. Allora, grazie. Io sono commossa, veramente, sono emozionata, sono commossa. Tra l'altro, non l'ho detto prima, io sono di origine siciliana e mio padre era un docente, ho letto Sciascia da piccolissima, per cui le tematiche mafiose mi stanno veramente nel cuore. Quando ci sono stati gli accadimenti di Paolo e Borsellino, mio padre li ha vissuti come lutti familiari. Quindi, insomma, questo per dire che cerco veramente di trasmettere ai ragazzi i valori della legalità. L'educazione alla legalità per noi è pane quotidiano, nella scuola, per noi docenti è veramente importante. E io chiudo, vorrei strapparvi una promessa da parte del dottor Borrometi e dottor Scolaro di poterci vedere quanto prima, presto, appena possibile. Marino, a te la parola. Sì, io ringrazio di nuovo la scuola, il Medaglia d'Oro, a te Maria Luisa per questa giornata, gli studenti tutti e i nostri ospiti, l'amico Paolo Borrometi e il capitano Giuseppe Scolaro. Non aggiungo altro, dicendo solo che queste giornate che stiamo mettendo in campo vogliono essere un vaccino, perdonatemi la parola un po' troppo abusata in questo periodo, un vaccino contro l'indifferenza. Grazie a tutti. Saluto il preside, non so se il nostro dirigente scolastico è ancora presente. No, non lo vedo. Sì, c'è. Ah, c'è? Preside, vuole chiudere lei la seduta? No. E allora, dottor Borrometi, non la vedo più, anche il dottor Scolaro, mi piacerebbe... No, eccomi! L'audio, ok. Posso dottor chiudere Scolaro, allora? Vedo. Visto che prima si aspettava l'impastato, confermo, la mafia è una grandissima, smisurata, immensa montagna di merda, quindi però vive grazie alla nostra paura, grazie all'omertà, grazie alla rassegnazione. Se noi siamo insieme, la mafia non può emergere, quindi peggio della mafia c'è la cultura mafiosa, facciamo in modo che non possa emergere. Grazie a tutti voi, è stato un privilegio per me. Grazie. Grazie mille, grazie. Dottor Scolaro, ci speriamo di vederci presto. Volentieri. Il dottor Borrometi non lo vedo, è andato via. Ok. Marino, grazie, veramente, di cuore. Poi avremo modo di sentirci. Ti seguirò nelle varie dirette pomeridiane. E grazie per tutto quello che stai facendo per i ragazzi. E anche a te strappo una promessa, quella di riorganizzare nuovamente in presenza il secondo Festival della Legalità. Grazie mille, grazie Marino, grazie, arrivederci a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Per silenzio.